Buongiorno a tutti, bentornati e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Oggi giovedì 27 settembre, siamo qui per raccontarvi come sempre un po' i protagonisti della nostra città. Ma prima di partire, proprio parlando di protagonisti, di storie, di cos'è Milano, beh, lo sapete, sono partite le votazioni della prima fase dei Milano Storytelling Awards. Potete votare ancora fino al 5 di ottobre per proporre chi secondo voi deve rientrare nel trio delle nomination per ogni per le nove categorie che compongono il premio finale, che compongono poi i Milano Storytelling Awards. Per sapere meglio di cosa stiamo parlando, per capire meglio le categorie, vediamo subito il nostro teaser. E l'avete visti, sono questi, sono i Milano Storytelling Awards, le nove categorie in gara, sta a voi. Basta andare sul nostro sito, l'avete visto il link in questo momento nel video, vabbè, comunque lo trovate anche sulla nostra pagina, ma comunque anche sul sito di milanonews.it potete trovare appunto il modulo per votare. Ma entriamo nel vivo della puntata di oggi, lo facciamo con un gradito ritorno, perché parliamo del gruppo FAS, dove FAS sta per Ferranti Apporti San Martini. E diamo quindi il benvenuto a Donatella Ronchi, appunto del gruppo FAS. Buongiorno Donatella, benvenuta e bentornata. Grazie. E ad Orsola Saporiti, grazie mille di essere qui, benvenuta anche te del gruppo FAS. Siete qui, insomma, raccontarci un po' le grandi novità che ci sono per quel che riguarda la vita intorno ai binari, come ricorda una vostra vecchia pubblicazione. E anche del fatto che non avete mai smesso di fare cose, perché ci siamo lasciati qualche mese fa con tante iniziative fatte, tante iniziative che stavate facendo e da fare, vi ritroviamo con tantissime iniziative fatte che state facendo e ancora da fare. Allora vi chiedo di fare un po' il punto della situazione. Prima di tutto ricordiamo bene cos'è il gruppo FAS. Allora, l'associazione FAS, che appunto vuol dire Ferranti Apporti San Martini, nasce da un gruppo di cittadini che si rende conto che c'è un problema di sicurezza e di degrado intorno alla stazione centrale. Infatti Ferranti Apporti e San Martini sono le due vie in parallelo e binari della stazione centrale, ma soprattutto che questa situazione è dovuta all'abbandono, alla chiusura dei magazzini raccordati, che sono circa 140 e sono sotto i binari della stazione centrale. Chiusura dovuta all'entrata in scena della società Grandi Stazioni, che ha iniziato è quella che per Ferrovie dello Stato gestisce gli immobili e ha iniziato a svuotarli per un progetto faraonico che però anche attualmente non ha attuato. Abbiamo visto dei miglioramenti negli ultimi due anni, perché questo gruppo ha venduto la parte di concessioni del retail a un altro gruppo, Grandi Stazioni Retail, che è totalmente privato e che ha iniziato in questi due anni a fare qualcosa in questi spazi, tra cui il fuorisalone. Quindi qualcosa si muove, siamo ancora però forse lontani da una, diciamo, stabilizzazione, da una messa a regime della situazione? Sì, noi ci incontriamo circa ogni 40 giorni con Grandi Stazioni, l'amministrazione e altre associazioni di quartiere per vedere i progressi. Siamo stati settimana scorsa all'inaugurazione di Seminiamo, che hanno sistemato la parte verde in Duca d'Aosta, tra l'altro usando una cooperativa sociale di persone svantaggiate per farlo, per cui sappiamo che siamo andati all'inaugurazione del cantiere dal lato San Martini, che però non toccherà ancora i magazzini. Però
insomma, qualcosa iniziamo a vedere. Diciamo. Sì, che almeno sì. Si avvicina, sa mai che magari anche solo per sbaglio cominceranno a mettere a posto anche lì. Questo lo dico io, sono proprio i tempi, 40 sono... giorni sono amici ormai, sono no, ma i tempi non sono immediati. Ma è la convivenza la vostra, no, di 40 giorni che vi vedete, ormai siete copie di fatto con, beh, ma con noi, le amministrazioni. Noi siamo preparati, nel senso che abbiamo già visto due amministrazioni occuparsene, tre assessori, due società, tre AD. Quindi ogni volta noi siamo pronti. Ma diciamo che questa è la volta in cui l'assessorato, per cui Maran, ha deciso di creare cantiere centrale, per cui riunirsi tutti intorno a un tavolo per tenere sotto controllo e progredire dei lavori. È la prima volta che c'è qualcosa di un po' più quindi forse insomma la necessità si sente anche dal punto di vista dell'amministrazione, è una richiesta, no, ma anche prima amministrazione, diciamo che adesso si è creato, i tempi sono maturi, nel senso che anche prima non ci hanno mai abbandonato, però ecco, anche la società precedente era più difficile. Adesso tutti i tempi maturi, questo tavolo noi l'abbiamo chiesto dal 2011, per cui con calma le cose arrivano. Questo però non scoraggia minimamente il gruppo FAS, perché in realtà fa tantissime iniziative intorno appunto ai binari. Ne avete appena fatte alcune che sono molto interessanti, di cui vorrei che appunto ci raccontate. Poi so che già la settimana questa, già domani anzi, inizia qualcosa e anche questo weekend. Beh, tra le cose che abbiamo fatto di recente, abbiamo partecipato alla festa del volontariato della casa del Municipio 2, dove noi abbiamo, che era l'anfiteatro Martesana, il 16 settembre, e dove c'erano molte associazioni ed è stato interessante come scambio sul territorio, che è un po' più lontano geograficamente da dove siamo noi stabilmente. Poi, diciamo, l'evento forse più emozionante, ve lo faccio raccontare da Orsola, che è qui in doppia veste. Come FAS, ma ancora prima che nascesse FAS, faccio tuttora parte del Comitato Parcheggio San Martini 31, che è un comitato che è nato nel 2006 per far sì che i box costruiti diciamo in San Martini venissero dati ai cittadini. E quindi relazionarci con amministrazione e proprietà. Una volta che sono stati dati i box, a questo punto il comitato continua a esistere in vesti diverse, e nel 2013 fine abbiamo conosciuto il FAS e abbiamo deciso di collaborare insieme. La cosa più importante è che sopra questi parcheggi c'è un campo da basket, un parchetto. Perché infatti la cosa interessante è che questo campo da base, questo parchetto, è sopra dei box privati, no? Del vostro dei condominio box proprio. Privati, dove esiste un condominio gestito, tutta l'area superficiale per convenzione con il comune è gestita dal condominio box, per cui manutenzione del verde, manutenzione delle panchine, manutenzione dei canestri, tutto. E questo poi vi ha anche facilitato appunto nell'operazione che siete riusciti a fare molto probabilmente. Questo ci ha fatto un passaggio comunque in comune, va fatto, il municipio è stato fatto, però diciamo creare gli eventi lì è molto più semplice che non chiedere occupazione suolo. In fase di ristrutturazione delle panchine all'interno del campo basket ci è venuta l'idea di creare una panchina rossa. Una panchina rossa all'interno del campo basket perché? Perché quel campo è frequentato intanto da tantissimi giovani e l'importanza di parlare ai giovani di un fenomeno così diciamo importante e in continua evoluzione come femminicidi ci sembrava doveroso, ed è per questo che abbiamo anche invitato Sanga Basket. Sono giovani multietnici, per cui vengono squadre veramente intanto da tutta Milano e poi di etnie diverse. Questa cosa ci piaceva ancora di più. L'importanza della panchina rossa, al di là del colore, del significato, per chi non lo sapesse, è quello del sangue, per cui tante panchine rosse, quante sono le donne uccise. E l'importanza però è far sì che ognuno di noi sul proprio cellulare abbia il numero nazionale gratuito italiano antiviolenza, che è il 1522, che ci tengo a ridirlo anche in questa sede, è importantissimo. Quindi diamo il numero 1522. 1522, numero antiviolenza, peraltro che parla in diverse lingue, per cui italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, per cui è importantissimo.
Un'iniziativa appunto molto importante, anche ma già toccante, è stato insomma interessante, bello sicuramente riuscire a fare questo, anche perché è la prima panchina rossa del Rossa Municipio del 2, no? Municipio Quindi 2, insomma anche esatto. come sempre FAS in alto nelle top 10, per dire, no? Tanto che so che anzi, a proposito di punteggi alti e graduatorie alte, so che avete vinto insieme anche a una bellissima cordata nutrita di importanti associazioni del territorio, anche un bando. Sì, abbiamo vinto il bando delle periferie, capogruppo AB Città, assieme a Legambiente e ad Arca. Abbiamo avuto il punteggio più alto nella nostra categoria, che era quello delle nuove zone, e faremo delle belle cose nel quartiere greco, tra cui è un campo da calcio provvisorio, è un momentaneo, dei murales sotto le arcate, e degli orti condivisi come quelli di Via Padova, per cui beh, siamo molto Molto felici. Sì. soddisfatti, sì, molto molto. Arriviamo invece ai giorni d'oggi, diciamo, in questi giorni, tra domani e domenica, due importanti appuntamenti sempre firmati in gruppo FAS, giusto? Beh, uno collaboriamo, quello di domani al Cinemino di Via Seneca 6. Saranno proiettati dei video di 1 minuto sul tuo albero, cioè i cittadini verdi di Milano. Questo è organizzato da un'altra associazione amica, che tra l'altro ha sede in Ferrantaporti, che è Quarto Paesaggio, e noi abbiamo partecipato col nostro video. E rientra nella Milano Green Green Week, Week, che ok. parte proprio domani. Noi invece per Green Week organizziamo una pedalata tra Gricini e Orti. Partiremo proprio dal parchetto di San Martini 31, quindi vicino alla panchina rossa, e poi passeremo a salutare il nostro Gricine storico, i due Gricini che abbiamo piantato, passeremo lungo il Naviglio Martesana, ci fermeremo a Cascina Martesana. Luogo importante perché è stata incendiata in modo doloso, eccetera, quindi ci teniamo molto a sostenerli e a dargli la nostra solidarietà. E poi ci fermeremo agli orti di Via Padova, che è un luogo molto Ecco, interessante. raccontaci bene allora come fare per partecipare alla biciclettata. Parliamo di quanti chilometri, ma immagino che non sia una cosa competitiva, quindi che va bene per tutti, No, è una giusto? cosa molto semplice, sarà adesso chilometri non ricordo, ma parliamo di 1,5 km, massimo 2, una cosa molto semplice. Ci fermeremo anche a raccontare i vari punti. È una pedalata tra amici, a portata di chiunque. Anche Basta. famiglie con bambini, Sì, perché è sì. veramente easy. Abbiamo cercato il percorso più sicuro possibile. Allora, domenica 30 settembre alle ore 16 partiremo dal parchetto di Via San Martini 31. Ci troviamo al parchetto così possiamo partire con calma. Bisogna iscriversi, basta venire lì, come funziona? Basta venire lì, se volete mandateci una mail a info@magazziniraccordati.it, così ci organizziamo un po' meglio, porteremo un po' d'acqua, eccetera, però insomma poi finiremo agli orti dove volendoci si può rifocillare. Ecco, tanti appunto gli appuntamenti, tante iniziative che fate. Cosa avete altro in programma? So che avete dei lunghi programmi e so che fate anche però delle altre. Tu ci hai portato qui un sacco di pane, ad esempio, che non ho visto. Da dove arriva questo pane? Ah, perché allora, credo che la nostra forza sia fare rete. La rete è sempre in continua evoluzione. Un'altra associazione con cui collaboriamo è Recoop, che sono dei giovani che recuperano cibo sia al mercato che dai panettieri, eccetera, cibo che sarebbe diversamente buttato, e lo rimettono in circolo. Tra le varie, appunto, io ho il compito per loro, li aiuto, vado a recuperare il pane in una boulangerie francese, che ho trovato molto interessante quando ho aperto questa boulangerie ad aprile. La prima cosa di cui si è preoccupata è cosa fare del pane che gli avanzava, ha cercato un'associazione che potesse recuperare il È pane. interessante questo appunto, cioè quando apri un'attività commerciale credo che non dormi la notte per i problemi che possa portare questo, e la ASL, e le tasse, e l'IVA, e i clienti se ci saranno o non ci saranno, insomma è sempre un grande eterno allotto, ma invece questa boulangeria ha detto Sì. no, Tra l'altro si chiama uno di... Egalité. Ah, fantastico quindi.
ha detto, cioè uno dei primi problemi che si è posto è proprio quello di dire, bene, il pane avanzerà sicuramente, perché se no non riesci a fare bene il tuo mestiere se non produci il pane, ovviamente, cosa farne di quello che avanza? Sì, io lo, cioè, noi lo ricicliamo, lo portiamo nei vari luoghi, al lab, al refettorio, nei vari... Non certo. Non ci porto giorno il pane. No, però... C'è chi sicuramente ha più bisogno di Milano News di ricevere no, il pane. Però ieri ce n'era una quantità abbastanza cospicua, per cui ho pensato che qualche baguette ve la potevamo portare. È molto molto interessante appunto vedere questo discorso della rete, cioè voi ormai che da tanto tempo siete sul territorio, siete ormai un punto di riferimento per tante realtà sul territorio e mi rivedi anche in Onda, che ormai si sconfina facilmente anche. Sì. Beh... Dimmi, anche che, siamo un punto di riferimento anche per chi vuole assolutamente fare cose all'interno dei magazzini e scrive noi o chiama noi per dire vorrei fare, devo fare uno spot di con chi posso parlare, e quindi veramente siamo diventati siete location manager quasi, sì, anche sì. Potremmo farne quasi un mestiere, ma non è il nostro mestiere, noi rigiriamo a chi di dovere, esatto. Ma potremmo farlo. Tra le cose della rete e dei magazzini, effettivamente settimana scorsa mi ha scritto un docente universitario che aveva già collaborato con noi in Book City l'anno scorso, era venuto a raccontare uno dei libri, tra l'altro dentro il refettorio Ambrosia, dentro il rifugio Caritas, un libro Ville di Delizia, e lui è esperto di Ville di Delizia, è venuto a raccontare, l'ho chiamato così e non ci conosceva ed è venuto, e poi adesso mi ha chiamato dicendo io ho una mostra internazionale sulle periferie, aiutatemi a portarla nei magazzini, e adesso noi stiamo cercando di aiutarlo a farlo, come del resto due anni fa uno dei libri che avevamo presentato a Book City, che è La città sradicata di Nausicaa Piovesan, credo, sì. È molto bello, era la sua tesi di dottorato, perché ha chiesto a 100 migranti di disegnare la mappa mentale di Milano. È molto bello, un'altra Milano si vede in quel libro, è incredibile. Lei ci ha chiamato dicendo il mio corso di quest'anno si occuperà dei magazzini, ci aiutate a fare il giro, eccetera, eccetera. E, per cui alla fine... lavoriamo bene probabilmente, o comunque si creano dei legami delle forti, delle empatie, certo, sì. Potrebbe da dire volete anche le chiavi di sti magazzini, lasciarli, li facciamo prima, loro hanno l'umiltà di non chiederlo, io no, la facciataggine di dirlo invece, quindi sarebbe veramente, ma chi meglio di voi li conosce, cioè veramente siete la memoria storica presente e futura di quello che avviene in quel chilometro e mezzo, cosa che mi dicevi che è un chilometro i magazzini, però dalla stazione centrale fino alla fine un chilometro e mezzo, e mezzo insomma di vita milanese al 100%, sì. Perché appunto mi ricordo che mi diceva che insomma sono state anche delle storiche aziende lì dentro, sì, che hanno fatto un po' la storia anche, sì, anche di Milano, qualche eccetera. Beh, adesso non sappiamo ancora la data, siamo invitati attraverso un architetto a novembre all'ordine degli architetti di Milano a raccontare i magazzini. Benissimo. Però non abbiamo ancora la data. Benissimo. Speriamo non sia il 25 novembre, perché abbiamo un'altra panchina rossa da inaugurare, che facciamo noi proprio FAS nell'altro parchetto di San Martini. Speriamo non sia il 17 e il 18 novembre, perché con Book City siamo occupati, però... Sono occupatissime perché quando si vuole bene a una zona, quando si vuole bene a una città, c'è poco da fare, la vuoi vivere, la vuoi sempre migliorare, ed è questo poi l'impegno del gruppo FAS. Ricordiamo le coordinate per potervi trovare, il sito internet, la pagina Facebook. Allora, sito internet www.magazziniraccordati.it, pagina Facebook, c'è... gruppo FAS, c'è vita intorno ai binari. Su lì si vanno tutte le informazioni sui vari eventi, sì, che fate, immagino. Sì, potete anche scriverci a info@magazziniraccordati.it. Ricordiamolo l'appello per i due eventi invece che abbiamo fra pochissimi giorni, cioè uno domani, uno dopodomani. Domani alle 18:30 al Cinemino di Via Seneca 6, che ci sarà un minuto del nostro glicine, ma sarà interessante, ci sarà anche... chi è competente racconterà di radici, di alberi, eccetera, quindi va oltre la visione solo di questi cittadini verdi di Milano. E poi il domenica vi aspettiamo alle 16 in via San Martini 31 al parchetto per partire per la pedalata, o potete raggiungerci dopo anche agli orti di via Padova, insomma guardate il percorso, sul nostro Facebook c'è anche il percorso, quindi chissà, magari
anche lungo strada facendo, esatto. Perfetto, allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Sicuramente ci rivediamo a questo punto, sicuramente a novembre. Ho sentito che c'è tantissime di quelle cose da raccontare. Sì, abbiamo anche una collaborazione, ho dimenticato, con la Nave del Sole, che sono un onus di psicologi, con i quali li abbiamo appoggiati per un bando per gestire la situazione sociale fuori da Pane Quotidiano e all'Anfiteatro Martesana, per cui anche queste cose ve le racconteremo. Sono tante, si trova comunque, diciamo, un po' il racconto di tutto questo sulla vostra pagina Facebook, vedo che è abbastanza aggiornata, quindi si trovano tutti i vari racconti di quello che fate. Io davvero vi ringrazio per essere state qui con noi oggi. Grazie a voi. E appunto, parlando di racconto, quella del gruppo FAS è una di quelle realtà che con i fatti, con le azioni, raccontano comunque Milano giornalmente con il proprio lavoro. E proprio di questo parlano i Milano Storytelling Awards, che appunto vanno fra pochi giorni alla conclusione della prima fase di votazione. Allora io, se Angelica è pronta, direi di rivedere di nuovo il trailer dei Milano Storytelling Awards di quest'anno. Queste sono le candidature, le Milano Storytelling Awards, le categorie dei Milano Storytelling Awards. Perché no? Il gruppo FAS potrebbe benissimo rientrare in una di queste categorie. E allora io ringrazio ancora Donatella e Orsola, grazie mille di essere stati qui con noi oggi. Seguite le loro pagina Facebook, il loro sito, per tutte le loro varie iniziative, molteplici iniziative, anzi, dovrebbe dire una moltitudine veramente di iniziative che si fa fatica quasi a starci dietro, perché non so come, cioè, come siete un gruppo fantastico, formidabile, insomma, starci dietro non è. Abbiamo proprio tenacia. Si vede e si vedono poi i risultati. Grazie mille davvero, grazie alla prossima. Allora. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani alle 12.30, sempre qua in diretta, per raccontarvi Milano, la città metropolitana, tutto questo. E good morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.